Il tredicenne investito a Mercogliano non è stato ancora dimesso. Il piccolo Jabral, a scopo precauzionale, resta ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino, dove nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica. Il tredicenne ha riportato una doppia frattura ad un braccio, lesioni ed alcuni denti, oltre ad escoriazioni ed ecchimosi su tutto il corpo. Intanto, ieri l'uomo che era alla guida dello scooter, con il quale si è scontrato il bambino che era in sella alla sua bicicletta, ha incontrato il sindaco di Mercogliano per fornire la sua versione dei fatti in merito all'accaduto. Poco dopo ha fatto lo stesso presentandosi ai carabinieri. L'uomo ha innanzitutto sottolineato di non essere scappato dal luogo del sinistro, sottolineato di aver accompagnato a casa Jabral perché mai avrebbe immaginato che le conseguenze dell'incidente richiedevano un ricovero in ospedale. Raccolta la versione dell'uomo, ora i carabinieri, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere e della videosorveglianza presenti sul posto, ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori. Il piccolo Jabral in ospedale sta ricevendo numerose visite e telefonate. Le comunità di Mercogliano e dei Benettini di Montevergine hanno vissuto ore di apprensione per il tredicenne, dimostrando vicinanza ed affetto a tutta la sua famiglia che da tempo risiede nella cittadina alle falde del Partenio, dopo essere arrivata dalla Siria attraverso un corridoio umanitario. Persone alle quali i mercoglianesi vogliono molto bene e Mercogliano aspetta di poter riabbracciare il piccolo Jabral.